Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo sempre qua con Eivor, sempre qui in Irlanda, sempre nell'Ira dei Druidi. Oggi inizieremo l'esplorazione del territorio del Ulaid alla ricerca delle ricchezze, dei misteri e dei manufatti. Questa regione, signori, è molto grande e molto vasta, quindi servirà più di un video per esplorarla tutta. Come sempre le razzie le terremo alla fine, per ultime le faremo col nostro equipaggio in nave. Io ho già selezionato questo punto qua nell'estremo oriente della regione, faremo tutta la regione poi fino ad arrivare di qua. Quindi iniziamo da qua e partiamo, signori. Bene, signori, siamo a 100 metri dal nostro primo obiettivo. C'è qualcosa di sbagliato qui. Di vile. Ok, c'è qualcosa di vile e di sbagliato. È la magia dei troll, sicuramente. Di conseguenza saliamo alla ricerca del nostro teschio. E guarda, che cazzo fa... Ok, signori, il teschio è qua dentro. Per buttarlo giù... Ok, ragazzi, per abbattere il teschio vi dovete mettere qua. Vi faccio vedere anche, magari, con il nostro Sinin, dove siamo. Dovete salire dalla parte opposta dove trovate il teschio. E qua ci siamo. Vediamo, c'è altra roba. A quanto pare qui no. Procediamo con queste cose qui, signori. Ci rivediamo qua. Ok, signori, siamo arrivati alla nostra prossima meta, credo. Bisogna entrare qua. Se voi mi fa la cortesia. Sì. Allora, deprediamo. Mi depredi, Eivor, per cortesia, grazie. Gentile, sei gentile, grazie. Grazie, grazie. Qua c'è ancora qualcosa. Facciamo pulizia. Molto bene, e anche qua ci siamo, signori. Mappa. Andiamo avanti, facciamo queste cose qua. Ok, il nostro prossimo obiettivo è un accampamento nemico. Devo essere visto in quest'area. Certo, Eivor, non ci vedono mai. Non ci vedono mai. E se ci vedono, non se lo ricordano. Aspetta, 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 attacco furtivo. È andato il Golia, è andato, abbiamo ucciso. Anche lui è andato, molto bene. Adesso c'era. Anche lui è andato. Anche lui è andato. Anche lui è andato. Chi c'è ancora? Basta, basta, tutto qua. Easy, easy, easy way. Vediamo un attimo i tesori, signori. Qualcosa è lì. Questo è un opalino che vorrei. L'opalino che vorrei. Forziere. Poi, basta, è impossibile. È impossible qua. C'è ancora qualcosa. Che è là, in cima. All clear. Benissimo, proseguiamo qua, signori. Sì. Ok, siamo in questo tipico villaggetto inglese dell'alto medioevo. Se Eivor non si arrampica sui murettini. 19 metri lì dentro, 18 metri, 12 metri in alto. Vabbè, allora cominciamo a vedere se la porta è agibile, ragazzi. Il lato no. Deve essere sbarrato. La porta non è agibile. Qua però. Io qua posso entrare, sì. Sicuramente il tesoro è qua di sopra, lo sapevo anche senza guardare. Ok, qua c'è la mappa del tesoro, che nell'ultimo episodio sono tornato indietro 6 volte per prenderne una, che era... Vabbè, lasciamo perdere, guardate il video, non faccio spoiler. Ok, salta giù, vediamo altre cose da prendere, signori, qua siamo a posto, la razzia si fa dopo, signori. Procediamo verso il nord, ci sarebbe quel forzierino qua da prendere e quella qua... Ah, c'è il villaggio qua da liberare, signori. Facciamo così, andiamo a liberare il villaggetto, poi prendiamo questa cosa qui, questa, e poi andremo di qua. Ok, ragazzi, non è il villaggetto, ma è l'avamposto commerciale. Scusate, lo chiamo sempre in modi diversi, ma è l'avamposto commerciale che dobbiamo liberare, ed è questo qui. Questo posto è ben sorvegliato. Sorvegliatissimo, guarda, sono qua che gli sto tirando, la fra... non mi vede, no.
sorvegliatissimo da dei mongoli forse. No, però me l'ho sgamato, ma non me l'ho già visto, ma non già, vediamo quanto durano, vediamo ragazzi, vediamo. Non molto, non molto. Questi che non sanno anche loro dove sono. Ok. Lei arriva? Arriva, cortesia. Ho finito le frecce, ho finito le frecce. Allora usiamo il vecchio metodo del lancio. Lancio anche te, quasi quasi. E ti calpesto volando. Ok. Chi c'è ancora? Mostratevi, mostratevi, stavo dicendo. Benissimo, andato anche lui. C'ho una freccia, vediamo di usarla al meglio. No, l'ho usata male stavolta. Ok, un attimo che uccido il tuo socio, poi sono da te. Adesso sono da te. Vabbè, faccio così che funziona Alwis. Ok. Ma questo è morto così? Ah sì, va bene, ok. Chi c'è ancora che mi dice qualcosa da... Vabbè. Ora muore. Stando scarso con l'arco. Ok. Basta? Basta? Tutto qui? Libera l'avamposto. Non ho liberato? Non è abbastanza libero così? No, vediamo. Vabbè, cominciamo ad andare a prendere le cose che ci spettano. Le razioni sono al massimo. Cos'è? Non mi interessa di vendicare la gente, ragazzi. Raccogli cibo, cibo al massimo. Ma non l'ho liberato, non basta così, non è libero l'avamposto? Aspetta, aspetta, che sia quello là. Va bene, basta, vengo lì io. Ok, sta bene col pugnale in gola. Mancano questi, ragazzi. A quanto pare era come pensavo io. C'è ancora quello là in cima. Va bene. Sì, Eivor, si togli da... Ecco. Ok. C'è ancora quello là sopra che ci tira dalla torre. Ma non voglio andarmene, vengo su da voi io. Sistemo così. Ma non posso, non ho l'abilità. Vabbè, lo butto su comunque. Perfetto ragazzi, bisogna uccidere anche tutti quelli attorno all'avamposto, non solo quelli dentro. Solo così si completa questo avamposto. Comunque andiamo a liberarlo. Ripristinarlo, cioè. Costruisci. Ok, avamposto commerciale di Desert. A posto, completato. Commercio, ricchezza, spirituale, missione completata. Benissimo. Abbiamo preso anche le cose che mancavano. Adesso abbiamo detto che andavamo qua. La foto non mi interessa, grazie. Andiamo qua, poi andiamo qui, signori. E poi vediamo di salire qua in cima a fare queste cose. Quindi, primo obiettivo è qua. Ok, ragazzi, sono arrivato saltando. Vediamo, è questo il tesorino? È questo? No, 14 metri, è sotto acqua, vediamo. Ah, eccolo qua. Ok, signori, depredato. Qua siamo a posto, adesso abbiamo detto che saliamo, andiamo a fare questo, signori, nel forte di Don. Ok, signori, ci siamo, 70 metri. Lascio qua il cavallino perché c'è la nebbia, poi mi si ammala. Il nostro caro impavido. Si chiama impavido, non vi ricordate? Devo resistere. Certo che resistiamo. Questa nebbia. Non c'ho mai le frecce, questo è proprio un vero peccato. Anche se ti teletrasporti non è che sei forte, bello. Questo mi sta chiamando?
Vabbè, dai, ascolta. No, perché. Ok. Poi, vediamo un attimo qual è la situa. Ce l'ha il tipo. Qua c'è il nostro obiettivo. Vediamo se riusciamo a ucciderlo senza farci sgamare. Ci sono delle frecce? Ma quanto sono gradite, signore Dio! Eccolo lì, a posto. Abbiamo preso tutto, signori? Il fungo non... no, si è avvelenato, non mi fido. Qua siamo a posto, signori, andiamo qua a fare quelle due cose qui. Ok, ragazzi, i nostri obiettivi sono là. Sono dentro lì, in quel campamentino lì. Andiamo a prenderceli. Un labirinto, ragazzi, quello qua. Vediamo se riusciamo a venirne a capo. Easy da qua, è buggato, ma ce l'abbiamo fatta. Sa volare, Eivor, sa volare. Ok. L'altra cosa è là, vediamo se riusciamo ad andare a prendere. Da qui, vediamo, ragazzi. Ok. Chissà cosa ci sarà dentro di così importante. Se mi scendi, please, Eivor. Grazie. Praticamente nulla. Va bene, qua c'è altra roba. Un opalino, piazza trappola, non mi interessa. Ma questo sono. Ma mi sembravano dei legionari per un secondo. Scusatemi, ragazzi, sono. Ho le visioni. Va bene, ok. Abbiamo fatto qua il nostro villaggino. Sembra di sì, tutto fatto. Adesso, signori, procediamo di qua. E direi che per concludere almeno il video di oggi, dobbiamo finire questa zona qui e scendere a fare anche questi. Quindi procediamo qua e ci rivediamo qui. Ok, ragazzi, siamo vicini. Stavo dicendo che il territorio irlandese è proprio bello. Cioè, è proprio suggestivo. Mi piacerebbe visitare l'Irlanda. Ok, vediamo di scendere e prendere sto tesorino. Che si trovasse dove? Raccogli, è qua. Yes, è mimetizzato con l'ambiente, è stealth quel tesoro qui. Qua siamo a posto, signori, andiamo a Eliak e cominciamo a prendere quella roba qui. Mi si è buggato il cavallo, ragazzi, impavido, si è compenetrato con una roccia, ma sta bene, vedo che si muove, sta bene. Ok, andiamo, arrampichiamoci fino là in cima. Ok, siamo dentro a Eliak, signori. Cominciamo a cercare le nostre cose. Tanto non ci ferma nessuno, noi siamo più forti di chiunque. Aspetta che si può passare da qua. È Nio! È Nio Stets! Eivor, non ti impalare, please. Ho visto. Scusate che rubo. Ma dov'è, scusa? Cosa mi sei? 6 metri? Ah, ma 6 metri sotto. La tua vita! Devi andartene!
Questo sta lì così, va bene. Bisogna scendere, ragazzi, per prendere le altre cose. 16 metri qua dentro. Ma la porta è agibile? No, è bloccata dall'altro lato. Quindi da sopra dobbiamo tirare la porta, ragazzi. Va bene. Da che era il buco? Ah, qua nella tenda. Dov'è la porta? Ah, la porta è lì. Perfetto, ragazzi, scendiamo. Non so contro chi stanno combattendo, onestamente, questi qua. Boh, vabbè. È la sala del tesoro proprio. Non si può aprire, no. Elmo celtico, ragazzi. Abbiamo l'elmo celtico, ve lo faccio vedere. Anche se sapete che a me non piace le robe che non siano... Ah, però questo è questo almeno. Ah, no, elmo di Thor, infatti. Elmo celtico è questo, ragazzi. Ok, torniamo sul mio elmo qui, va bene. E proseguiamo, signori. Vediamo cosa sono tutte quelle cose qua da prendere, che adesso ci cingiamo a prendere. Che sono 27 metri, 40, non si capisce un cazzo. Allora, 27 metri, 22 metri là. Vediamo. Eccoci qua. 25 metri in basso. Meglio usare il cappuccio. Vai tranquillo, Ivo. È qua dentro, ragazzi, molto bene. Eccoci. Poi, cos'è che ci mancava? Queste due... Oh, non ho segnato l'altra, scusate, ragazzi. Adesso la segno. Bene, andiamo. Scusate, passiamo. Mi scusi, non volevo. Non volevo. Creda che non volevo. Ho sbagliato tasto, credetemi. Andarci, arrivano giù che proprio è un piacere. Ok, stavamo dicendo, c'è qualcosa qui dentro. Vediamo se... Ah no, è di qua, è di qua. Sono caduto non so dove. Ah, c'è il muro lì. Eivor, che cazzo fa? Tirati su. Ok. Non vedo nulla, ragazzi. Torciamo. Tutto questo per un forzierino. Va bene, torniamo via. Andiamocene. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Sì, c'è l'ultima cosa giù in fondo. Ci cingiamo ad andare a prendere. È dentro là, eh? Questi che si teletrasportano normalmente. Eccoci qua, ragazzi, depredato. Anche qua siamo a posto, signori. Adesso scendiamo a fare queste cose qui. Uno e due. E poi dobbiamo andare anche a fare queste cose qua. Ok. Non, perché non vuoi seguirmi, scusa, io corro, tu no? Cos'è sta? Devo correre dietro, io dietro a te adesso, impavido. Ah, perché ti ho lasciato buggato, scusa. Allora hai ragione, scusami. Va bene, proseguiamo. Ti va di proseguire? Andiamo. Ok, ragazzi, me le segna qui, ma non sono qui. Sono sotto da qua. Urco cane, c'ho la lince attaccata. Mi dispiace, piccola lince, non volevo. Lo sai che non voglio, non voglio mai. Mi depredo anche le cose, ma non volevo. Allora, dobbiamo cercare l'entrata per prendere quelle cose lì, signori. Vediamo un attimo. Falchetto, corvetto. Mi sa che si entra da di lì. Metto un segnalino. Stamattina, ragazzi, ho provato a giocare in live su Twitch Mass Effect Legendary Edition Mass Effect 3, ma... Non so che cosa aveva il mio computer, si continuava a buggarsi, saltava, crashava. Comunque, vabbè, domani ci riproveremo e vediamo come sarà. Quindi seguitemi, ragazzi. Fatemi felice, seguitemi, dai, please, fatemi contento. Cosa vi costa? Non vi costa niente. Allora, va bene, qua devo aprire i vasi perché sennò non mi fanno passare. Adesso il caro Eivor passa, così passi, Eivor. Ok,
è 6 metri di apertura, passeresti anche in orizzonte. Vabbè, ok. Sento il rumore tipo di una maschera, una cosa. Eccola, infatti c'è un'iscrizione o qualcosa. Raccogli Eva, please. Ha raccolto l'opale, ma questo no, non gli piace. Ok, mi hanno fatto acquisito, leggi, figlio di Connell McNeil McCrementine, morto una cosa con onore. E lui è morto con onore, quello di ieri era morto nel sonno. Va bene, andiamo a vedere. Qui siamo a posto, signori, proseguiamo qui. Ok, ragazzi, siamo a 60 metri, 50 metri, vediamo di scendere. Eivor, mi salisca, per favore, mi salisca ancora. Ancora di uno, va bene così. Ok, allora, quindi c'è tutto dentro nella casa. Si può entrare? Da qua no. Da qui da no, non mi fa entrare, dalla finestronzola. Ci sarà una porta? Yes, ma la porta è bloccata dall'altra parte. Esatto, ragazzi, la sblocchiamo dalla finestra. Da qua, si vede, eh? Si vede, si vede. Infatti, eccoci là. Un attimo che... Ecco qua, andiamola. La finestronzola. E qua rubiamo la mappa du tesoro. Qua c'è un opalino, qua c'è un tesorino. Basta? Basta, vediamo. Una B. Mappa. Anche qui siamo a posto. Questa è la regione del Connet. No, questo è ancora Ulaid. Queste cose le prendiamo. Questa no, perché non ci interessa il Connet. L'abbiamo completato. Prendiamo queste cose qui. Ok, qua si può depredare o bisogna aspettare? No, qua bisogna venire con l'equipaggio, ragazzi. Qua per forza con l'equipaggio, perché ci sono i bauli, quelli grossi. Possiamo depredare le cose piccole. Ovvero a 16 metri c'è quella cosa qui. Non so se sono scemi o cose che non mi vedono. Depredo anche questo e l'opalino e me ne vado, ragazzi. Mappa. Questo lo faremo con l'equipaggio, quindi ricordiamoci. Adesso proseguiamo qua, prendiamo questo libro del sapere, quella cosa qua, signori, a Clogger. Ah, qua c'è un altro tesoro, però mi scusi cane che volevo... No, 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 via, me ne vado. Mi immergo, tanto non riesco. Basta, visto, perso, mi hanno perso instant. Sono riemerso di qua, penseranno, oh, è un dio del mare. Si è smaterializzato nell'acqua. Vabbè, comunque andiamo, ragazzi, c'è il libro del sapere che ci aspetta. Ok, ragazzi, siamo a Clogger. Prima il libro del sapere, che è a 50 metri da noi. Ok, è lì sotto, perciò ci deve essere un ingresso sotterraneo o qualcosa di simile. Mostrami ciò che ci attende. Forse ci sono, ragazzi. Bisogna entrare... Allora, una cosa si prende dal pozzo. Ecco, vabbè. Vedo che ci sono tante frecce adesso. Se Eivor mi scende, please. Ok, qualcosa è qua. La prendiamo. Siamo a quest'altra roba. Perché ci siamo, approfittiamo. E ce ne saliamo via. A posto. Per il libro del sapere la cosa si fa un po' più complessa, signori. Ah, ok, ragazzi, l'ingresso si trova qui. Nostra abilità numero 3. Se non avete l'abilità, ci sono le anfore lì da usare, ragazzi. Entriamo. Ok, vediamo di spostare la pietra. Ok, perfetto. Eccoci col libro del sapere. Saber mi passa di là. Ok, vediamo, potenziamento abilità, freccia fumogena, vediamo ragazzi, è questa, freccia fumogena, fa il fumo, non mi interessa, va bene, grazie, gentilissimi, usciamocene. Ok, mappa, Clogger c'è ancora una cosina qui, la voglio prendere, absolutely, 7 metri, è qua, ok, easy. Ok, vediamo un attimo come siamo messi.
Ok, ragazzi, non c'è più niente. C'è qualcosa, Slive Galleon. Andiamo a prenderlo. Allora, 19 metri sotto. Bloccata, sì. 8 metri? 8 metri dove? Ah, è lì? La porta è sbloccata di suo. Beh, dobbiamo fare il giro. Trova la chiave. Che cosa vedi? Ah, la chiave è lì. Ah, la chiave qui sotto. Sempre abilità numero 3, ragazzi. Ma la prende la chiave, Evolo? No, qua c'è ancora qualcosa. Cos'è, un opalino? Preso. Ok, usciamo. Andiamo dalla porta. Sempre sto carro di fieno in faccia. E sblocchiamo la porta, ragazzi. Ed è perdiamo. A posto, signori. Bene, ragazzi, per adesso siamo arrivati qui. Ci mancano solo quelle cose qui. Il villaggio, l'avamposto qua da liberare. Un libro del sapere qua in cima. E poi le varie razzie. Continueremo domani, quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Signori, iscrivetevi per non perdere nessun episodio. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!